Un'ecatombe, un migliaio di morti, una valanga di fango che ha trascinato a valle abitazioni intere e gli occhi di un padre missionario trevigiano sull'orrore che dal 16 agosto ha colpito la Sierra Leone. Lui è padre Maurizio Boa di Badoeri di Morgano, da anni in questo poverissimo paese dell'Africa con la congregazione dei Giuseppini del Murialdo per dare una mano, costruire un futuro a popolazioni abituate alla miseria e anche a disastri come questo. Crescono il numero dei morti e diminuisce il numero dei disperti perché siamo già quasi a 1000 morti adesso. A raggiungerlo al telefono Gabriele Geretto dell'associazione Around Us Onlus, che nel corso degli ultimi anni ha realizzato in Sierra Leone scuole, presidi ospedalieri, pozzi, missioni mediche ed ora si sta prodigando per portare ulteriori aiuti dopo quanto accaduto nella zona di Regent e nei pressi del ponte a Lumley. Alle 6 di mattino del 14 agosto un pezzo di terra di una collina verso Regent, in alto, dove c'è l'ambasciata americana, dove c'è il seminario, tu avrai me lo ricordo. Questo tutto lì là è proprio scivolata giù, trascinandosi dietro tutte le case. Uomini, donne e bambini sorpresi da un inferno di fango mentre dormivano. Una strage causata da uno smottamento del terreno e accentuata dall'eccessivo inurbamento della zona. Fortunatamente l'area dove sorgono le strutture create da padre Maurizio è stata solo sfiorata dalla tragedia. Ma il missionario, che la prossima settimana sarà nella Marca per trovare aiuti, si è già mosso in loco. Siamo proposti di aiutare gli orfani, di prenderne una ventina, 30, di mandarli a scuola, di supplire tutto quello che è necessario. Vediamo